Cesare Pavese è uno degli autori più importanti e sorprendenti della nostra letteratura. La sua scrittura è coinvolgente e profonda per il suo continuo scavo nell'animo umano. Iniziamo con qualche cenno biografico. Pavese nasce il 9 settembre 1908 a Santo Stefano Belbo, un paesino della provincia di Cuneo, nel cuore delle Langhe. Sarà per sempre legato a quei mondi, che torneranno molto spesso nei suoi libri. La sua infanzia è agiata, ma non del tutto felice. Nel 1914, infatti, suo padre muore. Pavese frequenta sia le medie che le superiori a Torino, dove inizia ad interessarsi al suo grande amore, la letteratura. Nel 1926, sempre a Torino, si iscrive a lettere. Qui si appassiona alla letteratura inglese, al punto da laurearsi con una tesi su Walt Whitman. Lo conosci? È il padre della poesia americana. Da qui partirà il suo lavoro di traduttore dei grandi autori americani. Fino ad allora in Italia nessuno se ne era mai interessato. Ma i tempi sono difficili. Nel 1930 muore la madre e l'Italia vive un faticoso dopoguerra sotto il fascismo. Nel 1934 Pavese comincia a collaborare con Giulio Einaudi e dirige per un anno la rivista La Cultura. L'anno successivo purtroppo verrà arrestato per antifascismo. Per un anno vivrà al confino a Brancaleone Calabro. Qui inizierà a scrivere il suo diario, Il mestiere di vivere. Negli anni successivi Pavese ottiene i suoi primi successi come scrittore. Nel 1936 pubblica la raccolta di poesie Lavorare stanca e nel 1941 Paesi tuoi. Nel 1943 l'Italia è in piena seconda guerra mondiale e il paese è occupato dai tedeschi. È allora che Pavese si rifugia tra le colline piemontesi del Monferrato. Due anni dopo si iscrive al Partito Comunista e inizia a collaborare con l'Unità, ma la depressione che lo accompagna da tutta una vita ha la meglio. Così nel 1950, a soli 42 anni e due mesi dopo aver vinto il premio Strega per La bella estate, si toglie la vita in un albergo di Torino. Pavese ha scritto molto, ma tra le sue opere ce ne sono alcune più significative di altre. Le raccolte di poesie più famose sono due, Lavorare stanca e Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. La seconda, quest'ultima, sarà pubblicata postuma. Le poesie sono infatti tutte inedite, ritrovate per caso fra le sue carte dopo la morte. La sua opera più completa però è senz'altro Il mestiere di vivere, un vero e proprio diario iniziato nel 1935, l'anno del confino, e concluso nei fatti con la sua morte. Il mestiere di vivere, per Pavese, è un vero e proprio laboratorio di riflessione, in cui affronta diversi temi, il più ricorrente dei quali però è quello della solitudine. I più famosi libri di narrativa di Pavese sono tre. La casa in collina, del 1948. Il tema fondante è ancora una volta la solitudine e l'incapacità di prendere parte alla storia, quella che si sta consumando nell'Italia della Resistenza. Il libro coniuga italiano e dialetto e supera la prima fase del realismo. La bella estate, del 1949. Si tratta di una raccolta di tre romanzi brevi che vince il premio Strega nel 1950. La luna e i falò, il suo ultimo romanzo. Il libro è del 1950 e presenta elementi autobiografici. La tematica principale è ancora una volta la guerra partigiana. I libri di Cesare Pavese sono influenzati dalla narrativa statunitense e dal verismo italiano. La descrizione della realtà in Pavese nasce soprattutto dall'uso dei dialoghi. In Pavese c'è un continuo scavo interiore che lo porta a riflettere su alcuni temi in modo ricorrente: la sua infanzia nelle Langhe e il mondo contadino. In questi due elementi Pavese vede un passato originario irrecuperabile, che cerca però di recuperare attraverso la scrittura. La natura e i suoi ritmi inesorabili, che vanno dalla nascita alla morte, a cui si contrappone il tempo eterno e immortale del mito. Le forze misteriose e irrazionali che dominano il mondo campestre. La città e la modernità che trasformano la natura. Se la campagna è una forza originaria, la città è il luogo della finzione e dell'artificio. La minaccia della falsità del mondo. Oltre ad essere false le immagini che gli altri costruiscono di noi, Pavese capisce anche che l'immagine che noi costruiamo di noi è quella di un io che non esiste. Vuoi approfondire? Su studenti.it puoi trovare approfondimenti, mappe concettuali e riassunti. Vieni a trovarci!